Che cos'è la delega? In fondo è una cosa molto semplice, non si tratta di far altro che spostare una mansione, un progetto, un'attività dalla tua agenda a quella di qualcun altro. Nonostante sembri facile, questo processo in realtà nasconde tantissime insidie. Continuiamo a fare corsi, continuiamo a leggere libri magari sulla delega, eppure continuiamo ad avere problemi di delega. Deleghiamo dei progetti e nonostante questo dobbiamo continuare a correre dietro alle persone, dobbiamo continuare a ricordarci noi cose per loro. I risultati finali della delega sono molto 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 inferiori rispetto a come erano prima. Quindi la delega in qualche modo non funziona, non è produttiva. O da una parte richiede troppo tempo, quindi a volte facciamo prima a fare noi quell'attività, quella mansione, piuttosto che delegarla. Dall'altra parte il risultato, la qualità del risultato cala troppo per i nostri standard. Quindi come ne usciamo? Ho studiato tantissimi corsi, tantissimi libri sulla delega e ho notato una cosa, cioè che la maggior parte di loro parlano di un solo argomento della delega, che è il come si delega. Il problema è che il come si delega è solo una fetta, come dimostra questo grafico, del processo di delega. E se ti concentri solo sul metodo di delega, sul come delegare, rischi di tralasciare altri 5 elementi che faranno una differenza abissale nel risultato finale. Questi elementi sono: punto numero 1, il cosa deleghi, la mansione, il progetto, l'attività, l'obiettivo che deleghi. Sono tutte deleghe completamente diverse. A volte andiamo a delegare una mansione, un progetto, un obiettivo senza aver fatto delle valutazioni sufficienti, senza aver analizzato in modo preciso che cosa andiamo a delegare. E spesso e volentieri il problema non è nel come deleghiamo, quindi deleghiamo in modo perfetto, preciso, deleghiamo magari alla persona giusta, ma deleghiamo la cosa sbagliata. Non abbiamo analizzato a sufficienza il tipo di mansione che andiamo a delegare oppure il tipo di progetto. Spesso deleghiamo cose troppo complesse per la risorsa che abbiamo di fronte oppure deleghiamo delle attività che solo noi riusciamo a fare. Quindi il cosa deleghiamo è fondamentale. A chi deleghiamo? A chi andiamo a fare la delega? Andiamo a delegare una persona interna o una persona esterna? Bisogna fare delle valutazioni di competenza, di scalabilità della mansione e ovviamente di costi. Come si ripaga la delega? Questo è un punto fondamentale. La delega comporta sempre dei costi e fino a quando una persona non sa esattamente quanto gli costa la delega e soprattutto come fa a ripagarsela, è difficile che si approcci a questo tipo di mentalità di delega, che si approcci alla delega in sé, sarà sempre frenato. Perché? Perché la delega è un salto nel vuoto. Inizio ad avere dei costi, inizio a tirare fuori dei soldi per delegare un qualcosa, ma come faccio a farmi ritornare questi soldi nel portafoglio all'interno dell'azienda? Si tratta di pianificazione finanziaria applicata alla delega. È un concetto molto importante, ma veramente ho visto pochissimi corsi anche avanzati che parlano di questa fase della delega. Con cosa si delega? Una delega deve essere fatta con un asset, con un documento. E il documento è diverso in funzione del tipo di delega. Riconosciamo 4 tipi di delega. Delega di attività, delega di mansioni, delega di progetti, delega di obiettivi. Per ognuno di questi ci deve essere un asset di supporto, un documento senza il quale la delega potrà essere fatta nel migliore dei modi, alla persona giusta, alla mansione corretta, potrà ripagarsi, ma se non ha un documento di supporto avrà sempre delle problematiche. E infine, come si migliora? Un processo di delega è un processo in continuo miglioramento. Si inizia con una delega, si prosegue con altre deleghe, si affina al processo di delega. Quindi delegato e delegante entrano in un processo di continuo miglioramento, di controllo, di monitoraggio costante. Ma come si fa questo monitoraggio, questo miglioramento? Cosa si fa quando una delega fallisce? Come si controlla una delega? È un altro elemento fondamentale. Ci sono 3 motivi per cui un imprenditore, un professionista, un manager dovrebbe delegare. Questi motivi sono: primo è per sistematizzare. Voglio scalare la mia azienda affinché le mansioni, le attività e i progetti sono tutti in carico a una persona o a delle persone chiave, questo processo di scalabilità diventa impossibile. Il secondo motivo è per aumentare la produttività. Voglio togliere delle mansioni di minimo impatto, di basso impatto, che sono all'interno della mia agenda e spostarle all'interno di un'agenda di un collaboratore. Il terzo motivo è quello di aumentare la qualità. All'interno di progetti o di mansioni dove non mi sento di avere un'alta competenza,
posso spostare queste mansioni, questi progetti all'interno di agende di persone che hanno invece una competenza più alta per aumentare la qualità del risultato finale. A prescindere dall'obiettivo della delega, è fondamentale per un manager, un professionista, un imprenditore imparare a delegare in maniera produttiva. Per questo ho creato un corso che ho chiamato Delega Produttiva, che terrò venerdì 10 settembre per la prima volta in modalità streaming live dalle 14.30 alle 18.30. 4 ore di corso full immersion sulla delega, dove tratteremo tutti gli aspetti della delega, e non solo dal punto di vista teorico, ma anche pratico, perché oltre a questa sessione di 4 ore, nel corso è inclusa una sessione di 2 ore pratica, dove potrai lavorare sulle tue deleghe, potrai assistere al lavoro che faremo pratico sulla delega di altri imprenditori, di altri manager. Questo perché la delega produttiva non è solamente un aspetto teorico, non può essere appresa solo dalla teoria, ma deve essere appresa anche attraverso un processo pratico. Quindi 6 ore di corso. Motivo per partecipare a questo corso, oltre a quelli che ti ho già detto in questo video, sono in parte perché questo corso è basato su un'esperienza pratica, una mia esperienza pratica fatta in 5 diverse aziende nelle quali io ho militato, nelle quali io sono stato a lavorare. In queste 5 aziende sono passato da aziende da 60 dipendenti, dove ho fatto e praticato una delega quindi all'interno dell'azienda, fino ad aziende completamente liquide, dove non c'erano dipendenti e c'erano tantissimi professionisti e venditori esterni, e quindi era una delega out, quindi verso professionisti esterni, 2 deleghe completamente diverse. Ho confezionato, preparato, collaudato documenti, brief, asset, procedure, checklist, che ti passerò completamente all'interno di questo corso. Il mio obiettivo all'interno di questo corso è accelerare tantissimo il tuo processo di apprendimento della delega, farti diventare un bravo delegante dall'indomani del corso, quindi immediatamente dopo. I motivi per cui dovresti partecipare a questo corso sono tanti, tanti altri. Il corso sarà autoconclusivo e in più c'è, come in tutti i nostri corsi, una garanzia soddisfatti o rimborsati. Quindi alla fine del corso, se per qualche ragione il corso non soddisfa le tue aspettative, diciamo cose che sapevi già, oppure scopri che alla fine non ti è stato utile come pensavi, ti basterà una mail per essere completamente rimborsato. Quindi vai immediatamente nella pagina per acquistare il tuo biglietto, per iniziare a delegare in maniera produttiva. Ciao!